Bene a tutti, ben trovati. Ecco, il Vangelo di oggi ci dà, come potremmo dire, un trampolino per lanciarci nella frase che vedremo oggi. Avete sentito il Vangelo? Si accostano con ipocrisia a Gesù e gli fanno una domanda: ma è lecito o no dare il tributo a Cesare? E avete sentito la risposta: date a Cesare quello che è di Cesare, ma date a Dio ciò che è suo. Dunque la vostra adorazione è il primo posto della vostra vita. Ecco, questo è il nostro trampolino, perché oggi ci fermeremo su una frase che ci dice che la carità non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Immediatamente è semplice, ma vi assicuro che più ci entri dentro e più potresti aprire tante parentesi. Noi faremo tre passaggi in semplicità per provare a snocciolarla un po' nella nostra vita, vedere ciò che fa l'amore e dunque setacciare un po' il nostro cuore. Allora, innanzitutto, la carità, dunque l'amore, non gode dell'ingiustizia. Quando diciamo ingiustizia, immediatamente a voi cosa viene in mente? Come siete immobili? Allora, l'ingiustizia subito ci viene in mente qualcosa di non giusto che una persona magari vive, cioè di non buono, potremmo dire un maltrattamento, un torto, o che viene ferita o che viene imbrogliata. Ecco, ci siamo, già questo è il primo livello, diciamo livello A1, perché il termine ingiustizia, che in greco è adichia, rimanda innanzitutto proprio al fatto di ciò che danneggia l'altro, che non promuove il suo bene. Quindi innanzitutto questo ci dice che l'amore non gode nel vedere che l'altro sta subendo un'ingiustizia, cioè l'amore non può rallegrarsi di questo. A noi sembra scontato, eppure qualche volta nella vita sarà passato il pensiero: gli sta bene. Non vi è mai passato voi, vero? Però altrove capita, no? Peggio ancora con fare religioso, il Signore gliel'ha fatta vedere. Altrove capita pure questo. Quindi l'amore innanzitutto non gioisce del male dell'altro, anzi se ne fa carico pregando per quella persona e dandosi da fare per quanto possibile, semmai per alleviare la sofferenza di quella persona, di quel male che sta subendo. Quindi capite bene che a volte c'è da fare attenzione ai sentimenti che noi avvaliamo nel nostro cuore. Ma non solo, al positivo questa frase ti dice che l'amore non gode nel vedere che l'altro sta facendo il male, cioè che sta scegliendo ciò che danneggia altre persone. Io non posso rallegrarmi di questo, non posso essere contento nel vedere che tu ti stai facendo del male o stai facendo agli altri del male. È facile capirlo, pensate ad un figlio che si sta danneggiando, e come fai a essere contento se si sta facendo del male o se vedi che sta facendo male a qualcuno? Ecco, l'amore non può rallegrarsi di questo. Allora, perché quest'amore vive in noi? Noi dobbiamo fare un passo indietro, cioè qual è un problema serio che noi abbiamo? Quello di non vedere neanche tutto questo, perché spesso noi siamo indifferenti, cioè davanti a una persona che sta soffrendo, davanti a una persona che sta facendo del male o si sta facendo del male, noi tante volte passiamo davanti come se nulla fosse. Cioè un grande male che noi soffriamo è l'indifferenza. E l'indifferenza fa più male di un rifiuto. Noi viviamo una vita molto semplice, povera, quindi spesso abbiamo anche bisogno degli altri. Quando a volte siamo per strada, sperimentando quello che vivono i poveri, vi assicuro che preferisco ricevere un no piuttosto di una persona che fa finta che tu non esista. Il problema è che così facciamo spesso noi, per autodifesa, per paura di coinvolgerci, perché abbiamo i nostri problemi. Ma la prima grazia è chiedere al Signore: ma fa che io non sia indifferente davanti ai problemi degli altri. Perché di fondo c'è l'egoismo che avvalla tutto questo. Guardate che possiamo raggiungere livelli aberranti. Ho letto un'intervista fatta a un contadino che aveva un terreno vicino ai campi di concentramento, e il giornalista gli chiese: ma lei
come fa a coltivare la terra sentendo le grida dei prigionieri? Risposta: nella vita ci si abitua a tutto. Guardate che micidiale, quando io mi abituo alle cose, non riesco più a vedere la sofferenza degli altri, è tremendo. Allora, la prima cosa è iniziare a compatire, a vedere ciò che non va, e nel mio piccolo soffrire con e darmi da fare per quello che posso. Un giornalista una volta chiese a Madre Teresa: ma lei pensa di risolvere i problemi di tutta l'India, di tutti gli affamati che ci sono? No, disse Madre Teresa, io cerco solo di essere una goccia d'acqua pulita dove Dio mi ha messo. Quanti siete voi in famiglia? Siamo tre. Bene, se lo sarete anche voi saremo quattro gocce d'acqua pulita. Ecco, allora vogliamo innanzitutto chiedere al Signore che ci dia occhi per vedere e un cuore che sappia sentire, ma sentire le cose giuste. Ma c'è un livello più profondo, andiamo al livello a due. Parlando di ingiustizia nella Bibbia, si parla in modo più generale di tutto ciò che è il peccato, cioè di tutto ciò che ti stacca da Dio, di tutto ciò che non è la sua volontà, dunque che non è il vero bene per te. Dunque l'amore non si rallegra di stare fuori da un rapporto di comunione con Dio, non trova gioia nel male in tutte le sue forme. A livello di concetto è facile da capire, ma nella nostra vita non è così scontato, perché a noi a volte certe cose piacciono. Certe cose ci piacciono ma non ci giovano, ed è dura staccarci il cuore. Sant'Agostino, all'inizio del suo cammino di conversione, lui aveva una vita molto disordinata, ad esempio iniziò a scoprire che il Signore lo chiamava a vivere l'amore in modo casto. Sapete come pregava? Sinceramente, disse: Signore, tu mi chiedi la castità, concedimela, ma non subito. Cioè, a volte staccare il cuore da alcune cose non è semplice. Quindi arrivare a non trovare gioia nel male, in quel peccato, in ciò che mi attanaglia, a volte è un cammino lungo, e dobbiamo chiedere al Signore la grazia che liberi il nostro cuore da ciò che bene non è. Perché il peccato è sempre un fallimento. Sembra che ti dà qualcosa, ma ti toglie molto di più. Infatti, se l'amore non si rallegra di stare nel male, più familiarizziamo con lo Spirito di Dio, più vi renderete conto di una cosa, che quando si va fuori strada, la pace se ne va. E guardate che questo è un dono, perché noi pensiamo che la tristezza vada sempre comunque eliminata, ma a volte la tristezza diventa una messaggera che ti fa capire c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa per cui non sei pienamente dove Dio ti ha sognato, c'è qualcosa da rivedere nella tua vita. L'inquietudine a volte diventa una strada di salvezza. Allora dobbiamo imparare ad ascoltare anche il nostro cuore, anche quando a volte la pace non c'è, perché può essere come la spia della benzina. Quando lampeggia significa che manca qualcosa. Infatti, terzo e ultimo passaggio, e mi avvio a concludere, cosa ci dice al positivo San Paolo? Che l'amore non si rallegra dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. E che cos'è la verità? Chiese Pilato a Gesù, avendocelo davanti. La verità la vediamo il nostro Signore Gesù Cristo. Lui ci rivela Dio e noi stessi. Lui ci fa capire cosa vuol dire amare veramente il Padre e cosa vuol dire amare veramente gli altri. Allora l'amore si compiace di tutto ciò che è rapporto autentico con Dio e con gli altri, di tutto ciò che è vero. Significa che l'amore si compiace del vero bene dell'altro, si compiace di dare dignità all'altro, si compiace di sostenere l'altro. Esempi ne potremmo fare tanti, ma io voglio concludere soffermandomi su una cosa, cioè cosa ci dice tutto questo? Ci dice che l'amore abbiamo bisogno di impararlo. Ci parla della selettività dell'amore, cioè non tutto ciò che noi pensiamo che sia amore è veramente amore, non tutto ciò che io sento istintivamente che è bene è veramente bene. Cioè ho bisogno di essere un pellegrino della verità e di essere innamorato della verità.
Quindi questo vuol dire che ho bisogno di formare la coscienza. Faccio così perché la coscienza è come un ago. Se è ben oliata, ti aiuta a discernere. Ma se la tua coscienza non è formata, scambierai fischi per fiaschi nella vita, lucciole per lanterne, scambi amore per ciò che amore non è. Ve lo dicevo il primo giorno, c'è gente che scambia la gelosia possessiva con l'amore, gente che scambia il maltrattamento con eccesso di amore, gente che scambia il sostituirsi ai figli con il troppo amore per i figli. Cioè abbiamo bisogno di formare la coscienza. E come si forma la coscienza? Con la parola di Dio, con l'insegnamento della Mamma Chiesa. Ma non solo, per sensibilizzare la coscienza abbiamo un sacramento bellissimo, che è il sacramento della confessione. Lì il perdono di Dio ci tocca, lì ci risana, e lì San Giovanni Paolo II diceva: diventiamo in un certo modo familiari del bene, cioè diventiamo sensibili a ciò che è bene e a ciò che è male. Concludo. Quale grazia vogliamo chiedere oggi al Signore, pensando anche a Sant'Antonio, che ci accenda l'amore per la verità? Sant'Antonio ha speso tutta la sua vita da innamorato di Gesù a far conoscere Gesù, a liberare le persone dalle ingiustizie. Pensate a Padova, ha liberato una città dall'usura con la sua predicazione, con forza. Vi ricordate il miracolo del cuore del ricco usuraio? Famosissimo. Quest'uomo che in Toscana, se non ricordo male, vennero fatti i funerali in pompa magna, quasi fosse un santo. Antonio fremette, non poteva stare zitto, disse: no, quest'uomo non può essere seppellito con tutti gli altri lungo le mura della città, perché è senza cuore. L'hanno preso in parole, i chirurghi hanno aperto il petto di quest'uomo e non c'era il cuore. Sant'Antonio rivelò dov'era, nel suo forziere con tutti i soldi, perché là dove il tesoro sarà anche il cuore, ci ha detto Gesù. Cioè Sant'Antonio è stato un uomo innamorato della verità, a tal punto che ha fatto cambiare anche le leggi dei tribunali per proteggere i poveri che non avevano modo di risarcire, i debitori inadempienti del tempo. Allora, il nostro rischio è quello di guardare i santi ma non voler imitare l'amore per Cristo che li ha animati. È vero, cari fratelli e sorelle, per la verità ci sarà anche da soffrire. Se veramente ameremo il Signore e cercheremo di amare nella verità gli altri, incontreremo incomprensioni, qualcuno non ci capirà, qualcun altro se la prenderà male. Ecco perché vi ricordo le parole di San Giuseppe Moscati, che diceva: ama la verità e mostrati qual sei, e senza infingimenti e senza paure e senza riguardi. E se la verità ti costa la persecuzione, e tu accettala, e se il tormento, e tu sopportalo. E se per la verità dovessi sacrificare te stesso e la tua vita, tu sii forte nel sacrificio.